Dall'importanza della formazione al tema dei vaccini, è stato un intervento a 360 gradi, quello del capo dello Stato a Pavia. Un caldo pomeriggio di fine estate ha colto l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il cortile teresiano dell'università ha ospitato l'inaugurazione del 660° anno accademico e proprio dalla centralità dell'Ateneo Pavese è iniziato l'intervento del presidente. 660 anni rappresenta una lunga storia di grande importanza. La rete dei nostri Atenei raccoglie università antiche e università recenti, tutte preziose. Molte di quelle recenti hanno acquisito velocemente un livello, una capacità di ricerca, di insegnamento di grande livello, di grande prestigio. Le università antiche hanno un ruolo particolare, magnifico rettore, non soltanto perché hanno svolto nel corso del tempo la conservazione e la trasmissione della conoscenza e dell'insegnamento accademico, ma anche perché mantengono oggi, accompagnate come avviene qui, in questo Ateneo, da una moderna concezione di insegnamento, di ricerca, di attività, mantengono il collegamento col progresso scientifico che nel corso dei secoli si è sviluppato e continua a svilupparsi. Così come i Visconti hanno investito sulla creazione di questo Ateneo nel 1361, allo stesso modo l'Unione Europea ha voluto puntare sulla formazione dei giovani, ha quindi aggiunto il capo dello Stato. L'investimento intelligente e lungimirante sui giovani e sulla loro formazione. Questa stessa intuizione, questo stesso criterio, questa medesima scelta, come il rettore ha poc'anzi ricordato, è quella che ha compiuto l'Unione Europea con il Next Generation. Mattarella ha infine risposto al rappresentante degli studenti, Jacopo Lo Giudice, e alla sua richiesta di estendere l'alta formazione. L'eccellenza della conoscenza è garantita da una platea amplissima di coloro che accedono all'istruzione, alla conoscenza, alla ricerca. Una platea completa, totale, senza discriminazioni di alcun genere, consente l'emersione di talenti e di capacità che altrimenti rimarrebbero inespresse. La storia ci insegna, ci consegna, ci presenta tante figure di scienziati che hanno fatto scoperte importanti, autodidatti. Ma quanti di più sarebbero stati se l'istruzione fosse stata aperta davvero a tutti?